alla fine delle parole, siamo alla sesta edizione di questa kermesse letteraria e di pensiero. Le prime quattro edizioni si sono svolte a Vigo, la penultima è questa presente a Padova. La fiera delle parole è organizzata dall'Associazione Culturale Quale di Garda in collaborazione con il Comune di Padova e l'Università degli Studi. Oggi abbiamo con noi Margherita Arc e in qualche modo il suo biografo ufficiale. Proprio perché
Mussolini e San Pecoloro a Hitler, perché in Italia prima non c'era stata una questione d'arte. Lo stesso Mussolini ci aveva avanti ebrei e non c'era nulla contro gli ebrei. Fu proprio un asservimento al feroce nazifascismo. Nazifascismo è stata una dittatura molto più feroce del fascismo. Il fascismo era una dittatura italiana, se vediamo un po' tutto sotto gamba, perché il nazifascismo era qualcosa di molto peggio. E l'aver eseguito ai SS a peoronato come Hitler è stato veramente quello che ha portato per fortuna la rovina del fascismo. Poi, visto che abbiamo una platea composta anche molto da studenti e scuole, universitari, c'è anche un altro particolare della vita di Margherita. Margherita nasce in una famiglia, diciamo così, un po' appunto corrente, un po' anomala, che sarebbe anomala forse anche oggi, di pensare a quell'epoca, perché io che gli faccio una domanda su questo, lei è una famiglia senza né Dio né carne né Mussolini, quindi una famiglia, e Margherita non ha mai assaggiato la carne da quando è nata e la sua famiglia abbracciò la teosofia. E poi la famiglia è davanti di sempre ai suoi tempi, ma ha lasciato sempre molto libera, responsabilizzandomi, e ero liberissimo. Anzi, mi ricordo, desideravo potermi ribellare e non potevo ribellarmi perché ero già libero. Anche quello è un problema. E più, diciamo così, con il suo modo di dire toscano, dice che era la mamma che campava la famiglia. Sì, perché il babbo era la prima da pregare da mandarlo, era la ditta produttrice di legge elettrica, ma siccome non era studente al fascio, fu licenziato con la scusa che aveva avuto la teoria e quindi era infetto. Fu licenziato, non ebbe mai più un lavoro, e la mamma invece aveva il diploma di maestra e il diploma di belle arti. Sì, aveva insegnato per qualche tempo, poi aveva lavorato come impiegante al telegrafo, aveva lasciato il domani io perché avevo da fare turni di notte, e poi quando il babbo fu licenziato riprese a lavorare facendo la pittrice, la copista dei quadri agli Uffizi e vendendo le miniature ai forestieri. Con questo lavoro ha campato tutta la famiglia, me e mio babbo, e non ha mai voluto lavorarsi fino a che non ho preso la laurea. E un altro particolare di Margherita è che, a rispetto di quello che uno si potrebbe aspettare, è che primo non era una sacchiona, e secondo che per sbaglio si scrisse a lettere all'inizio, come andò? Sapevo finita l'università di liceo, non avevo nessuna idea di cosa fosse l'università, non sapevo che facoltà ci fosse. Quello che sapevo dell'università era che i medici c'erano il berretto verde e quelli di lettere c'erano la rosa. Poi miei conoscevano parecchia gente laureata a lettere, e poi avevo molta facilità per scrivere. Facevo i termini 448 in mezz'ora, mentre i miei compagni ci mettevano 2 ore, e quindi l'ora e mezzo me la passavo al cesso, mi rilassavo. E perciò i miei pensavano che avrei fatto lettere, e io mi scrissi a lettere così perché non conoscevo altro, ma ci sono stato un'ora sola, e era un'ora in cui c'era De Robertis, era un famoso pilota, più anziano di voi forse se lo ricorderanno, perché scriveva sempre sul nuovo sul Corriere della Sera, sulla terza pagina, faceva quello che si chiamava Terzabini, e parlò per un'ora intera di un libro di Emilio Cecchi, I pesci rossi, e a me fu una gran barba, diciamo, che sono venuto a fare, a me questa roba non mi frega nulla, e capì
scegliere la tesi e avrei voluto fare una tesi di elettronica, che era una scienza emergente e mi piaceva lavorare in laboratorio, fare, insomma, era una fisica sperimentale, non teorica. E il professore di elettronica mi avrebbe dato volentieri la tesi, ma il direttore dell'Istituto di Fisica, che era il classico Barone, decise altrimenti e mi dette una tesi nell'elettrostatica. L'elettrostatica era un argomento vecchio, ormai completamente esagerato all'inizio dell'Ottocento, quindi si trattava di una tesi combinativa. Mi interessava poco, appunto, e allora, dopo qualche settimana, questo coraggio a due mani è andato al direttore e disse: guarda, a me questa tesi non interessa, vorrei cambiare, ci va bene, ci si arrangia. E allora a pensare ad altra possibilità di fare una tesi sperimentale era all'Istituto di Astrofisica, all'Osservatorio Astrofisico di Argenti, era a 200 metri più in alto dell'Istituto di Fisica. Andai là e chiesi la tesi, trovai un giovane assistente che si chiamava Mario Gerolamo Frastoro, tutto un programma perché discendente del famoso Frastoro del 600, quello della Sicilia. E lui accettò con entusiasmo. Ho capito dopo la ragione di tanto entusiasmo è che io ero la sua prima tesi di laurea e per un assistente universitario era importante avere degli allievi, perché solo attraverso l'attività scientifica e didattica potevano avere poi rinnovato il posto a fare gli allievi, altrimenti dopo 10 anni li mettavano fuori. E quindi l'assistente era un punto abbastanza precario. E così ho cominciato a lavorare all'astronomia, a capire come era fatto il telescopio, come si sviluppava le astre, tutte le cose tante che si doveva fare. E ho cominciato a leggere la letteratura per l'argomento scientifico che doveva essere oggetto della mia tesi, che era il comportamento di alcune stelle variabili. E così, dopo aver speso 8 anni di latino e 5 anni di greco, ho dovuto prepararmi la tesi traducendo il popolare dall'inglese un sacco di libri. E l'inglese l'ho imparato, sì, cioè l'ho imparato leggendo, traducendo, ma parlare non faccio parte di manica. E così ho fatto la tesi, mi sono laureata. C'era ancora la guerra e io sono laureata in gennaio del 45 e poi avrei voluto seguitare a fare ricerca, perché solo facendo la tesi si comincia a capire che cosa vuol dire fare ricerca, e avrei voluto seguitare, però posti non ce n'erano, quindi per qualche tempo ho fatto l'assistenza. Poi ho avuto un insegnamento, mi pagavano in nero. Si usava già. Lavoravo all'Istituto d'Ottica, che era ancora nel comprensorio di Argenti, e facevo lezione anche a un centinaio di persone che volevano prendere il diploma per gestire un istituto, un negozio di occhiali, per fare l'occhialaio, per vendere gli occhiali, è necessario, allora era necessario avere un diploma in cui si sa che le nozioni elementari di ottica. E quindi io facevo lezioni a un centinaio di persone, molto eterogenee, perché c'erano dei laureati e c'erano degli analfabeti di ritorno, quindi era piuttosto difficile. Dovevo perdere molto tempo con i segni analfabeti per farli entrare in zucca, quello dovevo fare, intanto i ragazzi si scocciavano,
faceva il suolo, aveva messo il suolo a Milano un ritratto di ottica e Ilario. E Ilario Augusto, non so se conoscete Milano, oggi c'è l'hotel Giorgioli, era lo stesso edificio in cui avevo il mio uno sgabuzzino da 1,2 m e dove avevo il mio ufficio. E io facevo, dovevo mio compito di fare le istruzioni per una macchina fotografica innovativa che aveva ideato appunto la Bugatti. Era una macchina fotografica che aveva le dimensioni delle macchinette dei giorni di oggi, piccolina, e mentre quella macchina di gran moda della Leica. E l'innovazione consisteva nell'usare la stessa pellicola della Leica, ma su un formato 18-24 invece 24-36, quindi la stessa pellicola, ma una macchina molto più piccola, e quindi doveva avere delle ottiche molto più buone per avere dei fotogrammi più piccoli e sopportare ingrandimenti maggiori. E io ho lavorato qui per 8-9 mesi facendo le istruzioni per l'uso. Io non avevo mai posseduto una macchina fotografica, ho insegnato a usare la macchina sogno, poi la macchina che non ho finita, non ha attaccato. Però è un pezzo da collezionista, è un pezzo da collezionista quella macchina, se la cerca il collezionista, sì. Non c'è. No, ma io me la tenata. Ti conviene tenerla da parte. E visto che abbiamo anche anche state studentesse, Margherita sminuisce sempre un aspetto, secondo me sminuisce perché lei ci crede veramente, cioè il fatto che lei ha fatto una carriera molto importante come donna in un ambiente non certo, diciamo così, aperto alle donne, si è fatta valere, perché insomma ovviamente si è fatta valere, e però appunto ha fatto una carriera scientifica in un ambiente molto maschile, molto gerarchico, conservatore, e lo ha fatto con coraggio e con forza. Volevo che tu spiegassi brevemente la tua esperienza e che consiglio puoi dare alle ragazze di oggi per affrontare le difficoltà che sono ancora molto cessate. Ma io non ho nessuna difficoltà particolare, bisogna volere riuscire, volere vincere anche nella carriera, nella gara, come nello sport. Io facevo atleta, volevo vincere. Vuole fiducia in se stessi, cercare di lavorare per lavorare onestamente e senza farsi, come dire, difficoltà particolari. Non credo di aver il fatto di essere donna. Io non ho mai sentito nessun problema da questo punto di vista. Ho avuto delle gelosie di ostilità, ma soprattutto quando dato per cielo mi trasferì a Merano in Brianza, dove c'è la succursale dell'Osservatorio di Breda e dove c'era uno strumento più adatto alle mie ricerche. Lì trovai due colleghi un po' più vecchi di me, un anno o due, e trovai notevole ostilità, parecchia ostilità, ma non per il fatto di essere donna, perché venivo a disturbare una vita tranquilla. Allora dicevano, lavorava la notte, lasciava la giacca in studio, alla seggiola, la luce accesa, si chiamava la casa. Io lavoravo davvero e quindi ti veniva a scompicchiare tutto questo pietro vivere. E poi ero più giovane, avevo già la libera docenza, che allora voleva dire la libera.
prima di farti due domande di carattere scientifico, mi corre l'obbligo di farti due domande di attualità politica. E, beh, la prima è che quando ho scritto il libro di te, diciamo così, tu hai fatto una profezia. E quando io ti ho chiesto, diciamo così, se vedevi nell'anno celeste qualcosa che rappresentasse allora il Presidente del Consiglio Berlusconi, tu l'hai definito una nana bianca, una stella polare. Non credo che ti riferisse la tesi. Secondo te, abbiamo visto che poi alla fine, insomma, non è morto, cioè, insomma, nel senso che è un po' uscita di scena. Grazie.
spiega perché la materia perde luce e emette radiazione elettromagnetica. C'è una particella, un fotone, che colpisce un atomo, fa quest'atomo, produce dei salti da energia all'atomo, e questa energia la rende emettendo luce. Il bosone sarebbe una cosa analoga, sarebbe una particella che colpendo la materia spiega come si formano le altre particelle, come acquistano la massa. Sempre più frenetamente. Allora la stella è un padrone
Quando c'è l'equilibrio fra queste due forze, la temperatura al centro è sufficientemente alta perché l'idrogeno, che è l'elemento di gran lunga predominante nell'universo, si trasforma in elio. Quindi le stelle sono non solo dei palloni di gas, ma sono delle centrali di energia nucleare da fusione in cui l'idrogeno si trasforma in elio. Oggi il Sole al centro ha una temperatura di 13 milioni di gradi e l'energia nucleare prodotta viene irradiata dalla superficie e è quella sufficiente per riscaldare il sistema solare, la Terra in particolare. Però questo idrogeno si consuma pian pianino, tutto il nucleo centrale del Sole sarà elio e l'elio alla temperatura di 13 milioni di gradi è inerte, cioè non è in grado di trasformarsi in carbonio e dare luogo di nuovo a produzione di energia nucleare. Allora che cosa succede? Scatta una specie di naturale termostato. Siccome al centro non produce più energia, il centro si raffredda e non, la pressione del gas non è più in grado di equilibrare la forza di gravità che prende il sopravvento e quindi tutta la massa del Sole comincia a cadere verso il centro, comprimendolo e riscaldandolo, perché se comprimete un gas, come quando pompate la camera d'aria da una bicicletta, il gas si riscalda. Quando la temperatura al centro raggiungerà i 100 milioni di gradi, l'elio si potrà trasformare in carbonio e il Sole avrà ritrovato una seconda giovinezza, avrà ritrovato un'altra fonte di energia nucleare. Però l'energia nucleare prodotta dipende fortissimamente dalla temperatura. Oggi a 13 milioni di gradi la produzione dell'energia è quella giusta per permetterci di vivere tranquillamente sulla Terra. Domani, quando la temperatura al centro sarà di 100 milioni di gradi, la produzione dell'energia sarà enormemente maggiore e il Sole, per non esplodere, dovrà aumentare la superficie di dissipazione, cioè dovrà espandere. E si valuta che il raggio aumenterà di circa 200 volte. Ora pensate, oggi il raggio è di 700.000 chilometri. 700.000 più 200, quanto fa 140 milioni di chilometri. E la Terra sta orbitando a 150 milioni di chilometri. Quindi in questa fase, in questa seconda fase della vita del Sole, il Sole si papperà prima Mercurio e Venere e poi lambirà la superficie della Terra e quindi la Terra diventerà un pianeta arido e infuocato in cui la vita sarà impossibile e la fine del mondo sarà proprio quella. Però questo si valuta che succederà fra circa 5 miliardi di anni, quindi la fine del mondo è un mandato, non sarà il 2012, ma sarà fra 5 miliardi di anni. Quindi abbiamo un po' di tempo. Una volta la prima signora alzò la mano e disse: cosa dire? 5 milioni di anni? Non ho capito bene, dice 5 milioni o 5 miliardi? 5 miliardi? Ah! Io non so dov'è il microfono, ma vorrei mettere a disposizione il microfono, dovrebbe essere in sala, non so chi lo sa, vedo io. Se ci sono, ecco, in fondo, se ci sono due o tre domande di qualcuno, dici, vedo già un bambino che ha alzato la mano qui in mezzo al corridoio, che vorrà sapere di venire senza. No, dai, adesso c'è il microfono, so, sentiamo. Voglio sapere
E quando tra l'altro era in America c'era stata la spedizione sovietica dello Sputnik. Ah sì? Che gli americani non si volevano fermare. Nel 57, quando era appena successo l'indagine dello Sputnik, e mi ricordo che un medico a trovarci, aveva bisogno di un medico, e mi disse, ma che ne mi ha detto che è possibile, non li voleva credere, accettare l'idea. I sovietici fossero arrivati per primi, ma un'altra cosa avevano fatto per primi i sovietici, che nessuno ricorda, è che per la prima volta un loro satellite circumnavigò la Luna e mandò con la televisione le immagini della faccia nascosta della Luna. Quindi la prima volta che abbiamo visto com'era l'altra faccia della Luna è stato grazie a questa sonda, mi pare che fosse del 69. Noi si vede sempre la stessa faccia, perché la Luna è come legata dalla gravità alla Terra, e la Terra è come se la tenesse, la costringesse a guardare sempre la Terra, e quindi noi vediamo sempre la stessa faccia. Domanda che ti viene fatta con l'esame università e tu non sapevi rispondere. Ci sono anche. Oltre agli abitanti della Terra, ci sono ore tantioni di persone più o meno civili in altri pianeti. Probabilmente sì, perché oggi noi sappiamo con sicurezza che esistono miliardi e miliardi e miliardi di pianeti. Lo si supponeva anche prima, perché solo una stella comunissima non c'era nessuna ragione di ritenere che il sistema solare fosse una particolarità del Sole. Però oggi stiamo scoprendo, si può dire tutti i giorni, nuovi pianeti extrasolari. E su pianeti è l'unico luogo, i pianeti su cui può nascere la vita, perché le stelle sono troppo calde, il mezzo interstellare è troppo rarefatto. Quindi il fatto che esistano miliardi di pianeti fa ritenere estremamente probabile che fra questi ce ne sia anche alcuni adatti allo sviluppo della vita, che abbiano le condizioni favorevoli. E allora quello che è successo sulla Terra sarà successo anche in altri luoghi, perché deve essere successo solo sulla Terra, anche se non sappiamo bene ancora come si è iniziata la vita sulla Terra. Qualche tempo fa sono stato a Metro, ho sentito che dovranno costruire un nuovo osservatorio con un telescopio grande, mi pare 34 metri, e volevo sapere qualcosa di più su questo gigantesco telescopio. Un telescopio grande 34 metri? Ma dove sono? Mi pare in America, che dovrà essere costruito nel 2019. Sì, addirittura in Europa sta progettando uno che doveva essere 100 metri di diametro, poi per ragioni economiche si è ristretto a 40. E questi grandi telescopi oggi si possono fare ad assetto, cioè con tante mattonelle come un pavimento, e queste mattonelle hanno degli adattatori collegati a un computer che gli dice come vanno sistemati e mantenuti in forma in tempo reale, perché la forma della superficie riflettente si avvita ottimamente perfetta, cioè che permette di dare ottime immagini, però un pezzo unico sarebbe impossibile farlo, di 30 a 40 metri. Grazie a questa tecnica si possono fare telescopi anche di 100 metri e quindi vedere oggetti più deboli e più lontani. Ora, vedere lontano vuol dire vedere indietro nel tempo, perché abbiamo una specie di macchina del tempo che ci permette di vedere indietro
altre radiazioni elettromagnetiche, raggi gamma, raggi X, onde radio, che sono quelle che ci portano tutte le informazioni su orbi celesti. Viaggiano tutte a 300.000 km al secondo, un po' più di 1 miliardo di chilometri all'ora. E quindi quando io guardo il sole, lo vedo come era 8 minuti fa, quando guardo la stella più vicina, la vedo come era un po' più di 4 anni fa, quando guardo la galassia d'Andromeda, la vedo come era 2 milioni di anni fa, perché si trova a 2 milioni di anni luce, e la galassia più lontana che ha visto il telescopio spaziale si trova a più di 13 miliardi di anni luce. Addirittura abbiamo visto la radiazione fossile che ci mostra l'aspetto dell'universo quando aveva quasi 14 miliardi di anni, e lì vediamo che non ci sono ancora delle stelle e delle galassie, quindi riusciamo a vedere proprio l'inizio dell'universo, di un universo ancora non ci sono delle galassie. Poi vediamo le galassie formate, vediamo come si modificano nel tempo, perché più lontano si guarda nello spazio, più indietro si guarda nel tempo. Su questo non mi è convinto, sai? Non mi sembra impossibile comunque. Eppure è proprio. Anzi, proprio per questo si è capito che la materia noi siamo fatti. Come diceva Sorrenti, siamo figli delle stelle. Purtroppo una cosa di Dix, perché al nostro lato si può dire che così come è stato attuato ha le caratteristiche tipiche nucleare uguali a quelle previste da Dix. Allo stato si può dire che aspettiamo ulteriori conferme. Vero che è una, come dire, un fenomeno altro sotto il profilo scientifico, come ha detto lei, aspettiamo prove, oppure si può dire che è una invenzione acquisita che non necessita di ulteriori controlli propri. Però credo che non si
scavo che noi in sede abbiamo un libro che io ho acquistato da poco, proprio che parla di questo, per cui il telescopio verrà creato in Cile. Pertanto, oltre a praticamente tutta la biblioteca con libri di ultima generazione, proprio in riferimento all'informazione, perché mi pare che i libri siano veramente una fonte indispensabile per poter conoscere quello che fisicamente avviene sopra le nostre teste. Per cui, se siete interessati, questo offre è a vostra disposizione. Cioè, a me la politica interessa, ho le mie idee